hand. Doubt better leave, I'm running with this plan. Pull me, grab me, grabs in the bucket, can't have me. I'll be the president one day, January 1st. Oh, you like that gossip, like you the one drinking what gossip.com. Now I got a word for your tongue, how many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit, speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? Buonasera a tutti e benvenuti al Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Cassano delle Muge. Io sono il dottor Alessio Perniola, sono l'esperto che è stato incaricato di portare avanti il PON legato alla realizzazione della manifestazione Il Quesito e l'Intuizione, una splendida iniziativa che cerca di divulgare la scienza non solo ai ragazzi di questo liceo ma anche ai ragazzi delle scuole limitrofe e anche addirittura delle scuole medie. Io sono il direttore scientifico di un'associazione Multiversi Divulgazione Scientifica che ha accompagnato i ragazzi di questo liceo nella realizzazione di questo grande evento. Qui, oggi pomeriggio, faremo due cose fondamentali. Innanzitutto cercheremo di giocare con la scienza. Infatti la prima proposta che vi presenteremo è Scienziando si impara, un vero e proprio grande gioco scientifico nel quale i ragazzi si cimenteranno a vivere delle postazioni scientifiche, a dover superare delle prove legate un po' a degli esperimenti scientifici, tutti ambientati sulla vita di Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci è stato talmente geniale che è riuscito ad inventare una cosa che in realtà ai suoi contemporanei ancora non serviva. Sapete che cos'è questa cosa fantastica? Il cannone, il ponte. Il cannone, secondo lui il cannone non serviva, invece serviva a quei tempi il cannone. Ha inventato il paracadute e oggi 5 campioni per ogni squadra cercheranno di realizzare un altro paracadute utilizzando delle stoffe, dello spago e dello scotch. La squadra che riuscirà a creare il paracadute più efficiente si aggiudicherà la prima prova. Come avete potuto vedere dalle immagini, con la scienza è possibile anche divertirsi, è possibile anche sorridere e soprattutto meravigliarsi di tutto il mondo che ci circonda, il mondo naturale. Abbiamo visto come la motivazione legata all'attività ludica possa essere uno strumento per veicolare contenuti scientifici. Adesso invece in questa seconda parte vedremo come anche una mostra possa trasformarsi in un'occasione per divertirsi, per meravigliarsi, per affascinarsi di fronte ai prodigi della scienza. Vedremo tante postazioni nelle quali sono stati implementati degli esperimenti scientifici molto affascinanti, davvero molto divertenti, nei quali potrete vedere i ragazzi del liceo, coloro che sono stati i protagonisti di questi PON, cimentarsi in vari esperimenti scientifici e con questi permetteranno al visitatore di comprendere alcuni contenuti spesso difficili da acquisire. Ciao a tutti, sono Maria Carla Perfido della terza D. Possiamo notare come essendo didattici i rilievi topografici e la postazione astronomica, dove grazie a due esperti attraverso un telescopio possiamo notare i corpi celesti. Inoltre, in questa settimana abbiamo assistito a delle conferenze, una conferenza sulle nanotecnologie e la chimica del futuro. Inoltre abbiamo assistito alla presentazione di un libro, Mai più paura della fisica, del dottor Giovanni Filocamo. Ciao a tutti, io sono Sheila e lei è Angela, una mia compagna di classe, andiamo nella quarta E. Quest'oggi vi faremo vedere un esperimento inerente alla pressione. Si chiama Facciamo pressione. L'occorrente è un fornellino con una temperatura di circa 370 gradi, una lattina vuota e un becher con dell'acqua fredda. Mettiamo nella lattina un po' d'acqua, giusto un dito, e la mettiamo a riscaldare. Quando ormai l'acqua sarà entrata in ebollizione, quindi starà diventando vapore acqueo, capovolgiamo la lattina nel becher e poi vediamo cosa accade. Come
Come possiamo vedere, la lattina si è riempita d'acqua e si è accartocciata. Questo accade perché? Perché quando l'acqua entra in ebollizione si trasforma in vapore e il vapore, essendo un gas, riesce ad occupare tutto il volume della lattina. In questo modo, quando il vapore entra a contatto con l'acqua fredda, diciamo che si condensa e diventa piccole goccioline dentro la lattina. Quindi la pressione atmosferica riesce a schiacciare la lattina e a far risucchiare dell'acqua a quest'ultima.